marzo si è svolto sulla spiaggia del camping Pino Mare di Lignano Riviera la quinta edizione del Rugby in Beach. 13 squadre maschili, 4 femminili, per consacrare il torneo lignanese come quello più tecnico e divertente di tutte le edizioni. Ospite della settimana, un personaggio illustre, Diego Dominguez, a Udine, intervistato da Ezio Maria Cosoli, parla delle sue esperienze e della partita giocata a Udine. Data in consulenza aziendale, MCD impianti industriali a Rugby Magazine. Partita, abbiamo qua Paul Gallon su Telefriuli, avevi promesso di portare una selezione dei giocatori di Serie A molto forte, una partita veramente stupenda contro gli esuli. Sì, beh, diciamo che noi volevamo portare anche un giocatore di altri livelli, Visser e altri giocatori del Bologna, ma purtroppo per infortuni con le varie partite con le nazionali che hanno fatto contro la Francia e i Barbari, anzi abbiamo dovuto rinunciare alcuni, peccato perché volevo fare veramente un grande spettacolo, lo faremo comunque lo stesso. Allora, ormai siamo sicuri, prometti che ti vedremo in finale? Certo, sì, sicuro. Stefano Gugole. Sì, dimmi. Allenatore, ex allenatore del Rugby Udine, allenatore Grazie. Degli Esuli per in questa me. Versione beach. Sì. Allora, a sorpresa, gli Esuli erano tra le squadre che erano state elette per la lotta per il beach rugby. Siete già adesso per lottare per la Coppa MCD. Sì, beh, ma... Una partita effettivamente combattuta da quanto la selezione di Serie A. Ma sì, ma non c'è problema, 5-4, abbiamo fatto due errori difensivi, l'importante è divertirsi, cioè non credo che sia lo scopo sia agonistico al massimo. Hanno giocato, abbiamo perso con due errori difensivi, non c'è problema, vinceremo la Coppa MCD. La partita del Rugby Vienna contro il Milano per un punto, Marcus. Hai portato comunque una bellissima squadra qua a Vienna, qua lì al Beach Rugby, tutti i giovani. Alla fine mi dispiace. Un punto solo. Un punto solo. Ora comincerete a lottare per la Coppa MCD. Chi è l'altra squadra che giochiamo? E adesso vediamo chi ha perso, sembrano gli Esuli. Vai a riposarti! Un attimo solo. San Donà, vittorioso 6-5, una partita abbastanza combattuta, abbiamo qualche segno sul naso allora. Giacomo Vigna, un notissimo giocatore, da Udine andato a San Donà, giocatore delle nazionali Under, allora questa versione del beach, siete quelli che è da battere dopo tutto? No, beh, non lo so, è tutto un terno all'otto, l'ha dimostrato anche questa partita, abbiamo vinto 6-5 e non era dura. Non si sa come va a finire, ogni partita è a sé, è anche una squadra minore che sulla carta non è niente, può metterti in difficoltà, i valori vengono appianati tutti quanti. Ci vediamo dopo? Sì, ci vediamo dopo. Ciao. Data In, servizi professionali associati, specializzata nella consulenza aziendale ed elaborazione dati contabili. MCD, leader nel settore siderurgico, costruzione e manutenzione meccanica ed elettromeccanica. In via Tullio 13 troverete uno staff qualificato per la soluzione dei vostri problemi. Per informazioni sulla consulenza fiscale e finanziaria, consulenza amministrativa contabile, organizzazione e controllo aziendale, pianificazione e programmazione d'azienda e verifiche amministrative e societarie, telefonate alla Data In 0432 26 22 Ciancio, no, Alessandro, abbiamo l'arbitro per la partita, Matthews Jack. Oh, hi. Hi, how are you? Good, thank you. Questo è il capitano del Lubiana. Allora, Lubiana, via Carlo. Yeah, that's right, yes. Okay. Winner the
97 beach rugby Lignano. Yes, nice day, good day, and hopefully we'll do well again. Hai capito? Io poi non capisco l'inglese, spero che abbia detto ciao, se me lo traduci te. No. Sono troppo così. E qua abbiamo il futuro mista, questa è una partita veramente di quelle, lo so che siete concentratissimi la partita, ma tanto io faccio il... Buongiorno, frittura mista, avete vinto la prima. Abbiamo vinto questa la prima, questa è durissima. Questa è molto dura e sarà fondamentale. Qua, chi esce da qua arriva in finale. Arriva in finale probabilmente. Probabilmente, ce la metteremo ma tutta, diciamo che quasi è sicuramente. Come diciamo, ecco. L'Italia dei mondiali dell'82, chi usciva da quel girone era matematico quello che arrivava in finale. Infatti, dura, questa qua sì. Durissima. Sì. Noi siamo Nuova Zelanda naturalmente. Perfetto. Siamo più scuri di fatto. Va bene. Ok. Non parteggiamo per nessuno, vi diciamo in bocca al lupo. Partita del girone, frittura mista, selezione di Serie A contro il DHL Lubiana del Matthews Jack. E qui abbiamo ormai è diventata famosa, ogni ripresa del Belluno c'è sempre. Allora Belluno, quante partite ha vinto? Due. Ti sei rivista la cassetta dell'altra volta? No, non l'ho mica rivista. No. L'ho visto, quante? Tutte abbiamo vinte, qua la prima. Questa è la seconda, prossimo anno sarà la terza. Quest'anno dove vuole arrivare Belluno? Vincere ovviamente. Come sempre. C'è la partita femminile tra le Benetton e le Red Panthers, campionesse d'Italia contro Riviera del Brenta. Abbiamo Federica, con cui parleremo dopo, che ci ha raggiunto al beach. Abbiamo gli arbitri, signori arbitri, vogliamo continuare a far andare avanti il torneo? Per l'eliminatore, la Coppa MCD, la Coppa Pinomare. Ma lei ha ragione veramente, guardi, stiamo facendo... Nereo d'ordine. Sì, Giancarlo Stocco, stiamo guardando la partita di rugby femminile perché sta esprimendo un altissimo spettacolo tecnico. Allora non volevamo privarci proprio sotto il profilo tecnico, non ci interessa la bellezza delle componenti delle due squadre, veramente. Scevri da questi pensieri. E intanto Erika ha segnato la Treviso? Certo, ha segnato Gigia Nazionale, vai Gigia! Quanto siete? 1-0 per noi. Complimenti. Grazie. E noi stiamo parlando di femminile, ci ha raggiunto adesso sul beach Federica, che comincerà a fare qualche intervistina, a conoscere un attimino i vari risvolti di questo beach rugby. Beh, guarda, innanzitutto sono appena arrivata, fa caldo, già non è venuta la pioggia, già siamo fortunati, sono contenta per quello. Poi è la prima volta che vedo una partita di rugby, oltretutto beach, che è ancora più divertente, penso. E poi ci sto anche pensando che magari potrei anche provare, perché vedere queste ragazze qua così prese, così sai, con grinta, non mi dispiace. Allora, facciamo così, ci dividiamo i compiti, no? Sì. Io intervisterò le ragazze. E io naturalmente con grosso dispiacere intervisterò i ragazzi, che poi ci devono avere dei fisiconi, ho visto oggi, che non mi dispiace, no. Perfetto, buon divertimento. Grazie. Siamo in compagnia di chi? Cristiano, Gulliver per gli amici. Allora, Gulliver, ti chiamiamo così? Sì. Di che squadra sei? Del Milano. E siete arrivati qua da quando? Ieri sera. Senti, come ti pare giocare al rugby qua sulla sabbia? Ma è simpatico perché innanzitutto è la prima volta che ci gioco. È faticoso, però comunque il clima è carino, insomma, mi diverto.
La partita che avete giocato, come è andata? Partite. Le partite, allora descrivimele tutte. Brevemente, abbiamo vinto la prima col gol del meta. Com'è che si chiama quando fai meta, quando sei in pari e poi fai la meta che... A me lo chiedi? Vabbè, comunque abbiamo vinto la prima e perso la seconda. Senti, quelli là sono per me, li vedi? L'incontro tra Siena... Sedra, prima della partita! Devo recuperare ancora da ieri sera, Giancarlo. Allora? Si vedrà, dai. Come si vedrà? Ditemi, vinci, perdi. Che fai? Signor arbitro! Come mai lei? Avete fatto parlare disparo visto tra gli arbitri per arbitrare questa partita no, femminile? No, sono stato sorteggiato. In bocca al lupo! Ci troviamo in compagnia di questa squadra di Padova. Siccome avete un nome un po' complicato, io non so che cosa mi stanno facendo. Allora dimmi bene per esteso il nome della vostra squadra che mi hai appena detto. Pesce veloce del Baltico e crema di mais. I migliori, no? Che in padovano sarebbe pointa e baccalà. Eventi e spettacoli a Nova Gorica. Tanta fatica, difatti abbiamo messo in campo al primo tempo una formazione, l'abbiamo rivoluzionata completamente al secondo tempo. Però dopo alla fine abbiamo tirato un po' tutte quante il fiato e abbiamo cercato di andare avanti e alla fine abbiamo portato a casa. Puoi inquadrare le gaine là dietro per piacere, che mi fanno ridere. Dopo le eliminatorie del mattino iniziano le fasi finali del pomeriggio. Il tabellone ad eliminazione diretta sancisce i seguenti verdetti: per la Coppa Rugby and Beach Lubiana, Belluno, Sandonà e a sorpresa il Padova. Coppa Pinomare, Crocodile Team, Frittura Mista e Milano, mentre per la Coppa MCD Esuli, Mefisto, Vienna e Portogruaro. Nella versione femminile si incontreranno Red Panthers Treviso contro Ro Milano. Per il terzo e quarto posto Vicenza e Riviera del Brenta. Giovanni Cantiello. Giovanni, tu sei stato allenatore dell'Udine, poi hai dato le dimissioni e sei diventato allenatore del Pordenone. Adesso hai dato le dimissioni anche dal Pordenone. Per motivi lavorativi, due allenatori del Rugby Udine hanno dato le dimissioni. Quindi, per i nostri amici di Rugby Magazine, vorremmo avere qualche piccola dritta, così diciamo, sul fatto che magari tu potresti ritornare ad essere allenatore del Rugby Udine per portarlo magari in Serie B, visto che quest'anno mancavano solo un paio di punti perché questo succedesse. Dici qualche cosa. Ma io non ho nessun problema eventualmente a tornare a allenare l'Udine. Quando io sono andato via da Udine ho spiegato alla società le mie motivazioni. Sono tornato a Pordenone per comodità mie. A Pordenone abbiamo fatto un campionato quest'anno buono per le qualità che avevamo e per la quantità di giocatori. Ho ottenuto il risultato che ci eravamo prefissi, ho chiamato a raccolta i dirigenti e ho manifestato la mia intenzione di lasciare se non ho una squadra, un numero di giocatori che mi dia la possibilità di competere per vincere il campionato. Questo è il problema Pordenone, quindi Pordenone sa ed è al corrente di quello che io della situazione. Quindi io, se il Pordenone non sarà in grado di potermi mettere a disposizione un gruppo di giocatori perché io voglio competere per vincere il campionato, eventualmente non scarterei certo l'ipotesi di poter tornare a Udine, perché sono rimasto in ottimi rapporti con i dirigenti, con i ragazzi, a sostituire i due allenatori che hanno fatto un buonissimo lavoro secondo me, e partendo dalla base del lavoro proprio di questi due ragazzi che io tra l'altro conosco, eventualmente puntare a un campionato che è di vertice per vincere il campionato e andare in Serie B, perché secondo me hanno le potenzialità. Secondo me sì, lo dicevo anche quando ero io a Udine, che l'Udine ha una struttura, ha una organizzazione, ha un settore giovanile, che la Serie C1 è un po' ristretta per le potenzialità della società. Allora, siamo alle fasi finali pomeriggio
e inizia con la Coppa finale, a finale la Coppa MCD. Abbiamo gli esuli contro Portogallo, esuli condotti, come abbiamo conosciuto stamattina, da Stefano Gugle, ex allenatore della IDX Paraguay. Sì, finalmente la finale. Sì, beh. E ci sono i finali, no, qui. Non ti sono mancati quei due punti del campionato. Non è l'unica finale che abbiamo fatto, abbiamo vinto anche a Montereale, il torneo a 7, quindi insomma. Parliamo della versione bici. Certo, sei già certo. Stato autoimpalmato per un 7 di Montereale. Innanzitutto è molto, molto bella la manifestazione, ringrazio tutta l'organizzazione. Ti ringrazio. Andiamo. Ringraziamo Francesco Lento, presidente, che ha dato un info insieme a Riccardo Sironi. Certo. Tutti comunque, veramente bella e sempre ogni anno è sempre meglio. E vabbè, ci giochiamo sta finale, portiamo a casa la Coppa e fine, no? Io mi ricordo, ti lamento una cosa, la Coppa MCD, you remember, che MCD è quello che ha dato un input al programma televisivo Rugby Magazine, sì, certo. Al BC, quindi deve rimanere a Udine questa Coppa. Direi che è una vittoria di 20, sì. È una motivazione importante questa, certamente. L'MCD ci sta dando una mano anche non solo a Udine, ma sembra abbia intenzione di andare anche verso il Cividalese per creare un piccolo vivaio. Quindi senz'altro faremo di tutto per portare a casa la Coppa, che perché resti a Udine e anzi farci pagare da bere da lui, senz'altro questo. Data In, servizi professionali associati, specializzata nella consulenza aziendale ed elaborazione di dati contabili. MCDI, leader nel settore siderurgico, costruzione e manutenzione meccanica ed elettromeccanica. In via Tullio 13 troverete uno staff qualificato per la soluzione dei vostri problemi. Avete vinto? Finale, vinto? Ti becco proprio guarda sul momento che sei tutto bello insabbiato, com'è andata? Anche se non hai il fiato per dirmi, ma devi proprio dobbiamo cogliere il momento. Siamo contenti di aver vinto, anche se è la piccola coppetta, ma siamo contenti lo stesso. Allora, avete vinto anche la Coppa Pinomare, Coccodrilli, che cosa vi manca da vincere adesso? Avete vinto tutto oggi? No, beh, noi puntavamo a vincere il torneo ovviamente, comunque, a parte premi che potevamo vincere, che abbiamo vinto, io volevo ringraziare, vabbè, in diretta, magari, tutti i miei compagni che hanno aderito a formare questa ottima squadra, e voglio ringraziare come, soprattutto l'organizzazione che ha offerto tutto questo, perché noi uomini rugbisti mettiamo le gambe, il cuore, le mani, lo spettacolo, però senza organizzatori, senza te, senza voi, senza tutto questo non ci potrebbe essere niente di tutto questo. Grazie, allora fate la lacrimuccia, la lacrima di coccodrillo. Le Red Panthers del Treviso, per la seconda volta consecutiva campionesse del beach rugby, sono qua con la Erika e la Elena, le ragazze che oltre a essere le punte di diamante di questa squadra sono quelle che hanno anche organizzato la squadra femminile, il torneo. Ora! Allora, Treviso è una gran squadra che devi rispettare, se vero regui tu amerai, Red Panther sceglierai, gli avanti sono potenti, reparti eccellenti, con grande classe noi giochiamo, con classe da campione. Registra? Cosa registro? Hai trovato il Pity Punks. No, io non l'ho trovato, non fare così, dai. Allora, dici chi sei e di che squadra. Roberta, di che mescano. Dici, dai. Belluno è più qua. Number one. Ma number Marco one chi? Ma te. È Belluno rugby o Marins occhiali. You better run, come fly, pay a ticket to the sky, coming higher, higher, higher. Boom, bodo, 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 bye, bye. Questa finale al terzo quarto posto, quindi terzo posto. Terzo posto, potevamo fare anche la finale primo secondo, ma però è andata bene lo stesso. È andata benissimo così. L'importante è divertirsi. Grazie. Tre pari, pareggio ancora del Padova,
che non molla, ribatte colpo su colpo ai vantaggi del San Donà. 4-3, 4-3 per il San Donà. Il pallone letteralmente il Padova alle mani di giocatore Sandonà del pareggio 4-4. La rovesciata bellissima, ancora il Padova, ancora il Padova che 5-4, 5-4 per il Padova. Sono 6 per il Padova, Padova 6, San Donà 4. Andale! Vai, vai! Ed è la vittoria del Padova, il trionfo del Padova 6-4. Il Padova, vincitore della quinta edizione del Rugby in Bici di Lignano. Assessore Posta premia questi giocatori con un vero spirito. Onore quindi al Padova, e prima di lanciare la rubrica dell'ospite della settimana, non dimenticate lo special di domenica 6 luglio, dopo la replica di Rugby Magazine, dove ci sarà tutta, ma proprio tutta, la quinta edizione del Rugby in Beach nel campeggio Pinomare di Lignano Riviera. Conosciamo Diego Dominguez, il più grande giocatore europeo, sei d'accordo con questa affermazione, Diego, del mondo rugbyistico, nazionale italiano, tanti scudetti vinti con il Milan, insomma, dove vai tutto diventa oro. Ti ringrazio per questi complimenti, sono contento per la mia carriera in questo momento, sono in ottima forma, spero di continuare bene, sto facendo tutto il possibile per continuare bene, per continuare a crescere, per migliorare il mio gioco e arrivare alla prossima Coppa del Mondo in grande forma. Ce la farà l'Italia entrare nel grande club delle sei nazioni, patrimonio soltanto delle società britanniche e francesi? Noi giocatori stiamo facendo tantissimi sacrifici, lo stesso stanno facendo i dirigenti, ci manca il sostegno del pubblico. Ci manca che la gente, che veramente tutti i media, radio, tv, giornali cominciano a spingere a parlare di questo fenomeno, di questo nuovo traguardo che Italia deve raggiungere, deve entrare per entrare definitivamente in questa nuova business per me che è il rugby. What she does, all she wanna do is kiss and hug. Sei argentino di Cordoba, quindi sei connazionale di Balbo e Sensini, che sai qui a Udine hanno lasciato un grandissimo ricordo. Sei anche capocannoniere come lo è stato Balbo. Li conosco, sono eccellenti persone, loro due. Non li conosco personalmente, abbiamo viaggiato diverse volte in aereo insieme, ma ottimi professionisti e ottime persone, sono molto contento di questo. Una Udine che conosci perché proprio con la nazionale italiana hai affrontato la Polonia qui al Rugby Stadium, no? Prima volta che avevo giocato a Udine contro la Polonia qua, mi ricordo una bella partita, ma mi ricordo una grandissima ospitalità da parte del rugby, dell'Udine Rugby, il suo presidente una persona squisita, abbiamo fatto un bellissimo terzo tempo a una trattoria che ho mangiato veramente bene. Mi hanno regalato prosciutto, un po', mi ho portato tantissimi belli ricordi di Udine e le avevo promesso che se un'altra volta organizzava qualche evento io ero disponibile a venire. Sì.
Date piante industriali a Rugby Magazine. Oh,